scusa di festeggiare il nostro quinto anniversario di fidanzamento, io e Anna siamo andati al negozio di giocattoli, giusto? Sì, sì, sì. E com'è andata? Male. Quanto abbiamo speso? Troppo. Abbiamo speso più di 300 euro, sì. Però contava come festeggiare l'anniversario, quindi ci siamo fatti due regalini. Giusto due. Tornando a casa, questa l'estofante, per giustificare la spesa, ha detto: ma perché non registriamo mentre apriamo i regalini? Così, no? Così è più bello, insomma, li vedono anche loro. La realtà è che siano di spernaggiona! E io ancora più di te. Rovescia tutto, forza. Pronto? Sì. Ok. Piano, piano, che roba preziosa. Porca putrettola, quante cose belle. Voi ragazzi, io lo so già, distinguerete da subito le cose che sono belle, e cioè quelle che ho comprato io, da quelle che sono invece stupide, che ha comprato la nostra sbanunata. Ma correggiamo, piuttosto vedrete quali sono quelle belle. Ma finiscila. E quelle stupide. Allora, iniziamo subito da... vabbè, dalla più bella, scusa. Ma hai portato qualcosa per aprire? No. E come facciamo? Non lo so. Allora, questa l'ho comprata io, però non l'ho comprata. Recupera una cosa per aprire. Sì. Tu corri, corri, sì, sì. Correre! Ah. Allora, questa l'ho presa io, però ho detto: allora, sempre io vado ad attaccare Anna ogni volta con la mia super mega fucilanza, no? Il mio fucile gigantesco, te lo ricordi, Anna? Sì. Brava. Però non è giusto, perché lei non ha nessun modo per difendersi. Quindi ho deciso di darle, giusto? Sì. Un metodo per difendersi dal mio fucile mega galattico super mega lion void. Quindi, in pratica, sì, questo è il tuo regalo. Per me. Esatto. Che bello. Tutti vorrebbero ricevere una pistola. Anna, tutti i ragazzi che ci stanno guardando, anche molte ragazze, ma i ragazzi tutti vorrebbero ricevere questa pistola fantastica. Tieni. Per l'anniversario. Per l'anniversario. Prendi la pistola. Allora, ora ti sto dando. È bella, no? Allora, è la versione in miniatura del mio super spara spara 3000, ok? Sì, è vero, è vero. Allora, ti metto i punti dentro il caricatore. Sì, ma ci vuole la batteria. Ci vuole la batteria? Certo. Non spara spara, dici? Non spara spara. Sei sicura? Sì, sì. Ci hanno fregato? Come ci hanno fregato? Non è che ci hanno fregato, ma perché, scusa, la tua quante batterie ci vogliono? È la mia tante, ma non è detto, guarda che questa potrebbe anche spara sparare. Perché tu non sai! Mi sa che l'ho rotta. No. Eh? Spara, spara! Te l'ho detto! Adesso bisogna caricarla, te la carico io, sì, va bene? Sì, sì, sì. Allora, si fa così. Lo voglio fare io! Prego! Aspetta, poi come devo girare? Eh sì, ma abbiamo scaricato tutte le nostre cose qui sul tavolo. Vabbè, rimangono di lato. Così? Sì, brava. Devo pigiare, però. Non troppo, sennò poi non li spara spara da nessuna parte. Ma poi non gira il rullo. Stai tranquilla, stai parlando con un mastro. Adesso! Ok, aspetta. Sei pronta? Aspetta, devo fare così. Così, ragazzi, così. Sì, e ora spara spara verso di là. Ok. Brava. Mamma mia. Ho preso il peluche. Non è vero, non hai preso niente. Ma vi ricordate quella volta che... Ah! Non ci provare, sai. Ma io in questo momento sono disarmato, non so. Anch'io ero disarmata. È vulnerabile. Ah! Ah! No, non posso, non posso. Ok, perché non posso. Perché te l'ho comprato io, ecco perché non puoi. L'hai già rotto. Non è vero. Ok, passiamo al secondo oggetto, sì, va bene? Sì, questa sì, volta sì, è sempre uno dei miei acquisti, giusto? Sì, sì, sì. Allora, mio acquisto, ho comprato il Super Nintendo, quello vecchio vecchio. Perché mi guardi così? Cioè, allora, no? Sono tante cose nuove, tu che ti vai a comprare una cosa di 20-30 anni fa. È un videogioco di 20 anni fa, ci gira Donkey Kong qua dentro. Donkey Kong! Capito, ma c'è Donkey Kong anche sulla sulla Switch. Cosa, sulla lo so, ma questa piccola cosa qui ci girava Donkey Kong dentro. Ci girava così. Ci tirava i barili. Che ne sa, Anna, lasciamo stare. Qualcuno di voi ha mai giocato ai giochi vecchi vecchi, tipo quelli del Sega Mega Drive, dello SNES? Secondo me no. Che storia. Oh, senti, non criticare, erano belli quando io ero giovane, mi divertivo un sacco. Adesso sono un vecchiarello, tipo ben presto sarò un nonno Tombaldo. Ben presto, togli anche questo, va. Dai. Passiamo a uno dei pezzi più forti. Questo l'ha comprato Anna. Sì, sì, sì. Ok, ed è... Cos'è? Il Lego di Harry Potter. Ti graba il... Vero, che cosa rappresenta? Allora, c'è il castello. Ci sono i dinosauri? No. C'è il platano. Allora, non è bello. C'è il platano picchiatore e la macchina volante. Ma lo dobbiamo aprire? No.
9? No, perché altrimenti tutti i Lego me li perdi, come al solito. Perché poi i Lego li costruisco da sola, mi devo stare lì a cercare i pezzi sotto il divano. Vabbè, c'hai ragione, questo non lo apriamo, ok? Però, una volta che l'avrò finito, di costruire, lo farò vedere. Ma secondo me sarebbe anche figo costruirlo in video, però mi sarebbe lunghissimo. No, ne ho costruiti più grossi, io sono un'esperta, io, non tu che me li lascia costruire da sola. Ah, cioè, ma tu seriamente ti stai vantando di saper costruire un Lego? Sì. Tutti lo sappiamo fare. Vabbè, tranne me. Vieni, mettilo via. Avanti. Continuiamo con questo. Sì. Questo secondo me non gliene frega niente a nessuno. Praticamente dovrebbe essere un gioco da tavolo. Allora. Sì. C'è da spiegare. Ok. Questo l'ho fatto io a te. Sì. Ecco. Okay. Questo è un gioco da tavolo perché lui adora i giochi da tavolo. Sì. Ma nel senso che noi abbiamo un armadio pieno solo di quello. Tutti i giochi da tavolo mi piacciono un sacco le cose di carta. Ecco. Però questo qua deve essere molto figo. C'è un tabellone, ci sono delle carte di draghi, colossi. E questi qua non lo so che cosa sono. Sembrano dei principi molto poco mascolini. Esatto. Vabbè. Però ci sono bei disegni, è bellissimo. Molto bello. E come al solito, come qualsiasi altro gioco da tavolo che gli ho regalato, non ci giocherà ma mai. Ma senti, ma non lo dobbiamo aprire neanche quello, secondo lo te? Lo vuoi aprire? No, perché secondo me non vale la pena. Apriamo le cose più piccole, tipo questo è il pezzo forte, secondo me. Allora, questo l'ho scelto io. Sì, però devo dirli io, perché io li conosco. Tu pensavi che fossero delle piante grasse. Allora, questi sono due scatoline della sorpresa. E praticamente dentro ci dovrebbero essere dei gattini perduti, sì, giusto? Sì, e c'è scritto. Tipo questo qui che ha il che sembra un ovetto, sì, con la fetta di pane. Allora, qua dice che. Ma non è che si mangiano, ma guarda che secondo me si mangiano, Che senso? E dice che contiene grano. Si mangiano. Non lo so. Spero di sì, perché ho fame. Si mangiano. Ma se, apriamo, vai. Allora. Vabbè, dal peso sembra effettivamente che ci possa essere qualcosa di mangereccio, Sì, sì, ma... No, aspetta, si mangiano o no? Ma che... Ah, no, ho capito, non si mangiano! Porca miseria, già me li gustavo allora, i gattini, Fai vedere, io faccio vedere. Sono quelli che possono uscire, cioè in realtà sono tutti questi, però... Se non tieni per un po' non si... Cioè, no, si vede. Così, L'ultima volta io stavo avvicinando tutti i pezzi di cioccolato nel video dei giorgetti di cioccolato. Però c'era Sperando, la mia faccia. Ma Anna prendeva il fuoco della fotocamera e quindi non si vedeva un piffero. Va bene. Ok. Allora io spero che mi esca un po'. A me rosa! Porca miseria! A me rosa! Perché a me è color cuculo? Color nausea. Ma non mi piace. Vabbè, magari. Ma non ho capito che ci. Devi scavare, credo. Hai capito? Sì, odore di pongo. Perché è tipo pasta di grano. Devi prendere e devi smodellare. Tipo, credo aprirlo. Aspetta. Che modo? Io il mio lo taglio. Vuoi tagliarlo anche tu? Così riesco a farlo vedere bene, capito? Sì, ok. Ah, vedi, tu dovevi. No, non lo devi tagliare. Devi tipo scavicchiare, capito? Devi scavicchiare perché nascosto dentro questa schifezza. Che è pongo? Che è pongo? Dentro c'è il gatto. Che schifo. Anna, i miei pezzi di gatto sono tutti dentro il pongo. Vabbè, almeno il tuo è rosa, il mio è colore schifo. Ma è difficile da togliere. Porca miseria. Allora, credo di aver capito qual è il mio. Il mio è questo qua. Okay. Vedete, questo qua verde mi è uscito. A te quale ti è uscito? Mi sa che era meglio aprirlo perché non riesco a farlo. Ti aiuto? Sì, me lo tagli? Sì. Grazie. Però stai citando se te lo taglio, Perché me. Scusa, tu non l'hai tagliato? Senti, io non lo sapevo. Tieni, stra il gatto. A me è viola. Sì. Ti prego, dimmi che è viola. Sì, è viola. Che bello. A vedere che cosa mi è uscito a me, va? Ma che schifo. Vediamo se è il gatto. Sì, è quello. Vabbè, è carino però tutto sommato. No, ma ci sono degli oggettini. Tipo a me c'è una ciambellina e una tazzina che un giorno riuscirò a tirare fuori. A me c'è un cellulare, credo. Ma è talmente sporco di pongo che non riesco a capire. Che carino. No, vabbè, aspetta. A me ci dovrebbe essere questo colore. Credo che questa cosa qua sia tipo la sua cuccia. Soltanto che il problema... Se lo avvicino non si vedrà mai. No. Il problema è che praticamente è totalmente zozzerelloso. E quindi non riesco a pulirlo. No, guarda, non ci credo, mi è uscito quello. No! Mi è uscito questo! Che carino! Vabbè, ma ti è uscito quello che è il simbolo della scatola. Ma che fortuna! E a me mi è uscito questo tegame, è tutto sporco. Ma carino. Va bene, carino. Togliamo di mezzo, abbiamo altre cose da far vedere. Sì, aspetta, poi togli il tuo pongo. È carinissimo. Puzza pure il mio.
puzza anche il mio, veramente. Perché sono così sfortunato? Non allora, è giusto. Comunque, sì, parlando di Pongo, io vorrei far vedere un mio piccolissimo acquisto innocente. Fammi vedere. Ah, sì, hai comprato. Anna ha comprato un barattolo di Pongo. Perché? Giustificandomi col fatto che mi serve per lavorare. Ma non è vero, ti serve per giocare come una scellerata. Ti serve. Non sapevo che dal mio gattino sarebbe uscito altro Pongo, se no non l'avrei preso. Però il Pongo, a me è sempre piaciuto il Pure Pongo. Pure a me è piaciuto il Pongo. È mio, lo devo aprire io. È il mio Pongo! È mio. Non si apre! C'è l'antifurto! Posso toccarlo? Dai! Prima io. Dai! Anche! Questo è molto più bello di quello del gatto, comunque. Sì, vabbè, questo è Play-Doh. Che bello, tieni, puzza pure d'infanzia. Poi, cos'altro puzza, abbiamo? Puzza d'infanzia! Abbiamo un libro. Sì. Un libro. Si è comprato un libro. Ma io? Sì. Tu sei comprata un libro. Ti pare che io faccio queste cose? Io sono un maschio. Allora, che vuoi? Sono una femminuccia, sì. Mi comprerei un libro sulle fatine, invece? Sulle principesse. Invece questo è l'isola del tesoro. Un libro di pirati. Ecco, e chi è che piace fare il pirata? Boh, a te? Yar! Vedi? Ma non è vero. Anna, ti abbiamo scoperto. Ma non è vero. Procediamo con questi due. Sì. Due pop di Five Nights at Freddy's abbiamo questo comprato. Questo l'ho regalato io a lui, questo lui a me. Allora, abbiamo comprato la cupcake di Chica e FNAF Nightmare Freddy fosforescente, che si illumina al buio. Mica roba da poco, eh. Belli questi, no, troppo belli. Cioè, la cupcake è così carina. Toglili di mezzo, dove li mettiamo? Qui? Mettili di qua. Li metto di qua, ok, okay. Poi? Mi sa che siamo arrivati all'ultima cosa. L'ultima cosa, la sì, bella cosa. Questo l'apriamo. Questo praticamente, sono sicuro che molti di voi lo conoscono. Sì. Non tutti. È il gioco di Jumanji, sì. Ma proprio quello vero. Almeno quello, cioè, oddio, secondo me lo conoscono. Secondo me spero che non ti porti nella giungla. Ah, dici? Allora, praticamente Jumanji, molti di voi hanno visto il film, quello nuovo. Però vale. Jumanji esiste da tanto, sì. E praticamente la storia originale era che loro giocavano a un gioco da tavolo e finivano catapultati dentro il gioco. Giusto? No, quello no? Nuovo. Ma no, era così, giocavano a un gioco da tavolo e finivano dentro il gioco. No, era il gioco che usciva, tipo che per strada. Ah, il gioco usciva, è vero, vero, vero. Hai ragione. No, ma si apre! È di legno. Cominciamo con il fatto che è di legno. È bellissimo. Togli questa scatola, toglila. Cioè, no. Guarda, cioè è di legno, no. E si apre come il gioco originale. No. Che aspetta, puzza pure come il gioco originale di ma giungla. Che ne sai? Puzza di, io ero uno nel film di Jumanji insieme al nonno Tombaldo. Il nonno Tombaldo faceva Jumanji. Faceva Jumanji, sì. Era vestito da gioco da sì gioco. Però qua ci dovevano mettere un cristallone o qualcosa del genere. C'è? Dovrebbe essere questo, credo. No, secondo me Vabbè, non c'è. Al massimo. No, c'è una clessidra e un rinoceronte però in compenso, eh. Allora, perché c'è un rinoceronte? Non lo so, servirà. Però è bello, guarda, faccio vedere bene, okay. Posati. Allora, riuscite? È al contrario. Vabbè, si vede lo stesso. Ma è al contrario. Ma si vede, guarda che figo, ci sono le ante che si chiudono. E non so come funziona, però dobbiamo leggere le regole. Ci sono giocarsi. I piedoni. I piedoni? Tu sei un piedone. Tu sei una piedona. Comunque, abbiamo finito, non abbiamo altro? No. Porca miseria, abbiamo speso un sacco di soldi e abbiamo portato a casa solo questo. Ma ci avranno mica truffato. No, in realtà è che sono tutti da aprire. Va la maggior bene, parte non l'abbiamo aperto. È vero, è vero. Quindi io direi che per questa volta ci riteniamo soddisfatti. Abbiamo speso parecchio, ma siamo giustificati. Anzi, ditecelo voi. Secondo voi, ragazzi, quello che abbiamo comprato ci giustifica l'occasione per cui l'abbiamo comprato, che è il nostro quinto anniversario? Ci giustifica? 5 anni che lo sopporto. Marco, quindi dire la mi stessa giustifica cosa. E io? Votate voi. Per questa volta vi auguro una buona giornata. Scriveteci nei commenti se vi è fatto piacere questo box pack opening dei nostri acquisti, perché potrebbero essercene altri. Scrivetecelo voi. E per questa volta Lion e Anna out. Ciao.